Buonasera, siamo con la signora Cecilia Strada, presidente di Emergency, e la ringraziamo per l'opportunità che ci ha dato. Noi siamo un piccolo blog, un informatore rivolto soprattutto ai giovani e agli universitari. Cominciamo subito. Allora, questa è l'ultima serata, dura 4 giorni, e quali sono le sue impressioni? Crede che sia stata una manifestazione proficua? Il cittadino italiano è interessato ai propri diritti o tende a delegarli ad altri? Io spero che sia stato un incontro questo Livorno proficuo e interessante, non solo per me ma anche per il livornese. Il cittadino italiano è interessato ai propri diritti, ma il cittadino italiano per forza di cose deve essere interessato ai propri diritti, perché vuol dire come si svolge la propria vita. Quello che spaventa è che gli italiani tante volte non si accorgono nemmeno di quelli persi. Per tanti anni abbiamo dato per scontato che certe cose esistessero, cioè una buona scuola pubblica, una buona sanità pubblica, il lavoro, e poi piano piano, con i colpi in altri casi, ci si è ritrovati a dire ma che è successo. Sì. I diritti si sono rifatto un po' sgretolati, allora bisogna, e forse subentrata anche una cultura di rassegnazione a questo tipo di cose, per cui in una certa misura per qualcuno è diventato normale che per lavorare devi chiedere un favore, per esempio, certo. E magari devi stare pure zitto perché altrimenti il lavoro lo perdi, mentre il lavoro non solo è un diritto, ma è il diritto su cui si fonda la nostra Repubblica. Quindi forse bisogna un attimo riscoprire e ricordarci il fatto che certe cose non sono dei favori che ci vengono fatti, ma sono dei diritti che dobbiamo prendere. Passando alla prossima domanda, Emergency è riconosciuta a livello mondiale per il suo impegno in vari paesi. In Italia qual è la situazione che si prospetta oggi? La crisi ha aggravato le condizioni dei cittadini. Possiamo parlare di povertà in Italia o la dobbiamo considerare un fenomeno lontano da noi? In Italia dati ufficiali nazionali ci dicono che ci sono stati 615 nuovi poveri ogni giorno negli ultimi 5 anni. La povertà ormai non è un fatto in Italia, io dicevo che la Caritas a Milano ha avuto il 30% di richieste in più di cibo quest'anno rispetto agli anni passati. Allora, cibo, prendo di cibo, la base dell'esistenza umana. Quindi sicuramente è un problema, è un problema italiano oggi. E l'Italia non era pronta ad affrontare la povertà, perché io giro tanto per il mondo, è diverso essere poveri in un paese, non so, come l'Afghanistan, dove hai altri 27 milioni di poveri. Diventare poveri in Italia significa sentirsi tagliati completamente fuori dalla propria società. Certamente. E le faccio questa domanda anche perché a Livorno è molto sentita, perché c'è la situazione dell'ospedale nuovo che sarà probabilmente costruito al posto di quello già esistente. Qual è la posizione e la sua posizione personale e quella di Emergency riguardo alla sanità italiana? È possibile la coesistenza di aziende sanitarie locali di tipo pubblico e strutture invece private, o Emergency propende per un sistema completamente diverso da quello attuale? Noi vorremmo una sanità che riesce a garantire a tutti il miglior livello di cura possibile all'interno del sistema sanitario pubblico, perché il pubblico è quello che fondamentalmente ti garantisce che l'unico interesse del sistema sia la salute del cittadino e nessun altro interesse, né di tipo economico o politico di altro genere. Quindi noi vorremmo che il sistema sanitario nazionale tendesse a quello, c'è un po' di strada da fare. Va benissimo. Allora, questa manifestazione è anche incentrata sui diritti al lavoro. E Emergency come si muove e come intende promuovere il diritto al lavoro? Quali saranno le sue azioni concrete? Emergency fa lavorare tantissima gente in giro per il mondo, in paesi estremati dalla povertà, vediamo lavora più di 2000 persone in giro per il mondo, dall'Afghanistan, dal Sud, dal Sierra Leone, e contemporaneamente diamo formazione a queste persone in modo da costruire competenze che rimangono poi all'interno del paese in cui lavoriamo. Questo è il primo passo. Una cosa di cui sono personalmente molto fiera è per esempio il lavoro delle donne, che facciamo lavorare le donne comunque, compreso le regioni dell'Afghanistan, dove siamo gli unici a farlo, e invece è fondamentale. Quindi intanto cominciamo a tutelare il lavoro concretamente, dando lavoro.
E l'ultima due domande, una è di attualità. Crede che il decreto, cioè molto più attuale di quelli precedenti che le ho fatte, crede che il decreto fare del governo Letta possa migliorare sensibilmente la condizione dei lavoratori e promuovere la richiesta di lavoro e diminuire così la disoccupazione? O crede che sia solo un palliativo e il mercato del lavoro in Italia debba essere profondamente rinnovato? A seconda che... Ma io penso che... al di là del decreto fare, io veramente uno scollamento tra quelle che sono le priorità dei cittadini e quelle che sono le priorità del governo, di questo e di quello che ci viene. Per cui tutti hanno fatto campagna elettorale dicendo lavoro. E poi i temi così cominciano a discutere sono l'IMU, sono balle sull'IMU e sull'IVA, sono l'F35, che forse dobbiamo comprare pure più del previsto, sono il semipresidenzialismo, alla francese in un altro modo. Ecco, quando i problemi dei cittadini sono, primo, sono 10 mesi che non lavoro, secondo, scuola di mio figlio gli casca in testa perché gli casca letteralmente in testa. Terzo, non posso permettermi di curare per motivazioni economiche, perché non ho soldi per pagare nemmeno più i figli. Ecco, queste sono le priorità dei cittadini. Un'ultimissima domanda. Qual è secondo lei in generale la situazione dei diritti in Italia? La domanda che molti si pongono è: esistono per tutti? No. Rispondo sempre: no, non esistono per tutti. Esistono sempre più per pochi, per la maggior parte dei diritti. Per gran parte dei cittadini italiani sono diventati un privilegio. La ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi.